c'è l'antipasto toscano che è compreso là, il fegatino toscano, due cose di fegatino toscano con le affettate e tre olive. Invece la fettunta viene fatta con col cavolo nero, pomodoro e fagioli all'olio, più una fetta di soprassata. Questi sono i tipici due antipasti, uno con l'olio nuovo che ci dona la... ogni fattoria ci dona un 5 litri e ogni sera noi si cambia l'olio per il pinsimonio. Pinsimonio per la fettuta e gli si fa pubblicità alla fattoria che ce lo regala in poche parole. Siamo in compagnia di Roberto, il presidente, e Italo dell'associazione Assieme di Calenzano, e sta per iniziare la 22esima edizione di Ce l'ho con l'olio, la sagra dei mangiari con l'olio nuovo. Con l'olio nuovo. Allora, vogliamo sapere un po' cos'è questa manifestazione, come nasce? Questa manifestazione è nata proprio per far conoscere l'olio nuovo della zona di Calenzano. E l'associazione Assieme ha sempre approfittato di questa occasione per autofinanziamento dei progetti, vari progetti che abbiamo portato fino ad ora e dei progetti che porteremo avanti d'ora in poi. E questa manifestazione è alla 22esima edizione, comporta di fare i mangiari con l'olio tradizionali toscani come fettunta, pinsimonio e ribollita e zuppa di porri, e poi altre cose abbiamo aggiunto, ma sempre su dei menù toscani. E questo qui ci porta ad avere un buon risultato ai fini dell'autofinanziamento, specialmente ora che noi siamo impegnati con un progetto molto grosso che è l'adozione scolastica a distanza in Senegal. Abbiamo costruito una scuola materna e la si gestisce interamente tutta noi a spese dell'associazione Assieme. Più il cittadino, la famiglia italiana fa un'adozione scolastica che comporta 130 euro l'anno e porta il bambino dalla materna fino al secondo liceo. Comunque, questo è in sintesi il nostro progetto. Ora le passo la parola a Italo, che è il nostro coordinatore del progetto del Senegal, che abbiamo avuto un nuovo input. Oltre la scuola si farà, è già stato fatto un piccolo ambulatorio e ne illustrerà Italo Casadino. Sentiamo anche due parole. Sulla... Rapidamente, allora, questa scuola è iniziato solo con la didattica, è considerata, e ce ne facciamo anche un vanto, una delle più belle, se non la più bella scuola del Senegal, tant'è vero che ci portano anche le delegazioni in visita, e questa è una grossa soddisfazione. Abbiamo 100 bambini e da quest'anno abbiamo attivato all'interno della scuola un ambulatorio che ha lo scopo di portare la prevenzione verso questi bambini, verso le malattie endemiche del posto, dermatologia, febbre reumatiche, malaria, così. Speriamo anche di avere successo anche lì. Beh, ce l'auguriamo chiaramente, quindi con questa sagra, oltre al piacere del mangiare, c'è anche questo intento benefico. Se non sbaglio, qua sotto c'è anche la mostra mercato per questi primi due giorni almeno. Volevo aggiungere che noi non è che abbiamo solamente questo progetto della scuola, dell'adozione scolastica, si lavora anche nei progetti, quelli che vengono all'improvviso, tipo terremoto, alluvioni. Tuttora abbiamo fatto una raccolta di fondi per il terremoto dell'Emilia, acquistando il parmigiano reggiano e rivendendolo con un piccolo input in più di
tutti questi soldi vanno per un comune terremotato che è il comune di San Possidonio, provincia di Modena. E questo abbiamo fatto per il terremoto dell'Aquila, per l'alluvione di Aulla. In più abbiamo un progetto per i diversamente abili, che si fa un'uscita mensile e si portano i ragazzi con diversità di handicap al cinema, a mangiare una pizza, a fare delle girate in montagna, al mare. Questa è la nostra piccola attività, che questa attività di questa Ce l'ho con l'olio ci aiuta a finanziarci. Grazie. Va bene, grazie a voi, complimenti per tutte le iniziative. Noi siamo impazienti di provare, insomma, tutte le specialità. Li dopo. Complimenti li ripeteremo dopo. Allora, okay. Grazie mille.